L'Italia sono anch'io è la campagna nazionale per i diritti di cittadinanza e il diritto di voto promossa nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia da 18 associazioni, tra le quali l'ARCI, l'ACLI, la Caritas Italiana e la CGL. Al via la raccolta di firme per la presentazione in Parlamento di due proposte di legge di iniziativa popolare, una proposta che riformi la normativa sulla cittadinanza e una proposta che riconosca ai migranti regolari il diritto di voto nelle consultazioni locali. Italia sono anch'io, campagna per i diritti di cittadinanza, l'ARCI di nuovo in campo a favore degli immigrati. Di cosa si tratta? L'ARCI insieme a tante altre organizzazioni, dalla CGL all'ACLI e tante organizzazioni presenti qui a Salerno con la Caritas e altre. La campagna è una campagna nazionale che presentiamo quest'oggi anche qui a Salerno ed è una campagna di cittadinanza. Presentiamo due iniziative di legge popolare, uno per il riconoscimento della cittadinanza ai ragazzi italiani nati in Italia e l'altra invece per il diritto di voto amministrativo, quindi agli immigrati residenti regolarmente da 5 anni. Una raccolta firme in tutta Italia. L'Italia è partita già una 15ina di giorni fa, sta andando molto bene, abbiamo di tempo fino a fine febbraio per raccogliere 50.000 firme, ma noi diciamo molto di più perché è una campagna innanzitutto culturale, per far capire a questo governo e al nostro Parlamento che l'Italia è più avanti di chi ci governa. La domanda che le ho fatto anche in occasione di una passata campagna, proprio durante le elezioni, quali sono gli intoppi principali? E gli intoppi principali è la volontà politica in realtà, perché il diritto di voto agli immigrati, al voto amministrativo esiste in tanti paesi europei, così come lo ius sanguinis, ossia la cittadinanza per discendenza e non per suolo, ossia rispetto al posto dove si è nata, è una prerogativa italiana, una prerogativa voglio dire, che viene dal passato, che sicuramente possiamo cambiare, perché oggi abbiamo in Italia oltre 4,5 milioni di immigrati e abbiamo un numero significativo, quasi 600.000 persone, cioè bambini che sono nati in Italia e quindi italiani a tutti gli effetti. Non si capisce perché noi a queste persone dovremmo negare l'appartenenza allo Stato italiano e quindi alla patria italiana, ciò che loro ritengono la loro patria. La proposta di legge, che è un testo di legge voluto dall'ARCI, cioè dall'Associazione Nazionale dei Comuni. Tutti in campo per assicurare la cittadinanza agli immigrati che ne hanno diritto in Italia, anche la CGL chiaramente, insieme ad altre organizzazioni sia politiche che non. Sì, sì, la CGL fa parte di questo nutrito schieramento di associazioni nazionali che ha indetto queste due proposte di legge di iniziativa popolare. La prima riguarda il diritto di voto. E ci sembra assurdo che oggi nel nostro paese ci siano quasi 5 milioni di migranti che lavorano in comparti che altrimenti sparirebbero dalla circolazione, producono un reddito che è intorno al 14% del PIL nazionale e non abbiano diritto al voto. Ci sembra un'assurdità, per cui riteniamo che questa sia una priorità da affrontare perché la politica poi si occupi realmente di loro. Finché i migranti non fanno politica, probabilmente la politica non si occuperà mai di loro, è un'equazione elementare. Quindi questa prima proposta forte è una proposta che dovrebbe portare al voto amministrativo, quindi quelle comunali, provinciali e regionali. Per quelle politiche ci sarà bisogno di una modifica della Costituzione, però penso che ci arriveremo. Questo è un primo aspetto. L'altro, la legge invece riguarda il diritto di cittadinanza e qui basta dire che ci sembra assurdo che ad esempio un senegalese che nasce in Italia resta senegalese fino a 18 anni, se nasce in America invece il giorno dopo è cittadino americano, ci sembra una barbarie, una inciviltà alla quale va dato sicuramente uno stop. Partiamo in un contesto, in una situazione che sappiamo difficile per quanto riguarda il tema migranti nel nostro paese, però io ritengo che l'obiettivo delle 50.000 firme sarà un obiettivo che raggiungeremo facilmente.